data questa riunione? Siamo ancora nel PDL o no? Noi non siamo nel PDL, noi siamo il PDL, ecco, che è un'altra cosa. Si voterà ancora le elezioni a febbraio, il PDL? Noi faremo di tutto per fare in modo che la nostra gente, che è furibonda, continui a avere fiducia in questo progetto. La riunione di oggi è servita per confrontarci, venivamo da tutta la Liguria e abbiamo registrato come ci sia non solo una mancanza di passione e di voglia, ma la vera rabbia dei nostri militanti. Ma d'altra parte siamo stati traditi su tutta la linea, qui non è un problema di inserire o non inserire Claudio Scajola in lista, che peraltro è una follia non averlo fatto, è volere colpire con Claudio Scajola la Liguria. Dietro la sua assenza in lista c'è stata, grazie alla pessima gestione di Scandroglio e di Minasso, anche la colonizzazione del territorio. Adesso noi faremo il possibile perché chi ha votato sempre il Popolo della Libertà lo continui a votare. Io l'ho già annunciato, io non lo farò. Io però darò il mio voto all'interno della coalizione del centrodestra. Quindi a Berlusconi i miei voti non mancheranno. Non può chiedermi di fargliela arrivare con una croce sul PDL, perché io Lambrati, Lanzati, quello che hanno messo, e Minzolini non li posso votare. Ma un voto disgiunto eventualmente? Io sia al Senato che alla Camera voterò all'interno della coalizione del centrodestra. Sia al Senato che alla Camera non voterò Popolo della Libertà. Voterà la destra? Non lo so. Ha annunciato che voterà la destra. Io non so cosa voterò. Non farò mancare il mio voto alla coalizione, perché l'avversario rimane sempre lo stesso. D'altra parte Berlusconi ha scelto di fare questa campagna elettorale come un test nazionale tutto suo. Chi candida Lambrati e Minzolini è evidente che non ha intenzione di investire sugli amministratori, quindi non investendo sugli amministratori. E Minasso invece? C'è la possibilità che entri? No, io credo che noi prenderemo due onorevoli e un senatore, quindi Eugenio Minasso è il primo dei non eletti. Poi non so se Biasotti si dimette perché per la terza volta perde le regionali, magari entra Minasso, ma non credo che sia possibile. Mi spiace perché su tre eletti ne abbiamo due di fuori regione e uno a cui io sono legato d'amicizia come Sandro Biasotti, però che tutti ricordano, ha sempre voluto fare liste autonome dal PDL. Insomma, i PDLini liguri votano ma non corrono, nel senso che non vengono candidati. Faremo il possibile perché gli elettori restino. È dura, eh? Ci hanno dato una bicicletta senza ruote. Ma dunque anche i suoi elettori, la gente vicina a lei, darà questa indicazione di voto, votare non PDL ma comunque coalizione del centrodestra. Io darò l'indicazione di voto di rimanere all'interno dei partiti del centrodestra. Se ritengono di votare PDL non sono io quello che dice di non votarli, anzi se lo faranno anche bene dal loro punto di vista. Dubito però che ci sarà questa gran voglia di votare PDL da parte delle persone che militano e che si aspettavano di vedere quantomeno una lista ligure o che rispetti la Liguria. È una legge elettorale dove non ci sono le preferenze. Il PDL non fa le primarie, il PDL ha l'obbligo di fare le liste con un po' di lungimiranza. Fa una lista del genere, come nella miglior tradizione contadina, raccoglie quello che segue. Questa è la posizione anche di Claudio Scajola? Claudio Scajola ha fatto di tutto per convincerci del fatto che questo progetto sia un progetto sul quale noi dobbiamo continuare a investire, e noi gli abbiamo detto che faremo il possibile. Certo che è durissimo, cioè è una bicicletta senza ruote, senza sellino e con una salita da affrontare.